Adesso non c'è più nessuno che fa questa attività, noi la facciamo solo per passione. E si sviluppava nel territorio, tutte le famiglie facevano questo lavoro, che era il primo lavoro dell'anno e anche il primo guadagno dell'anno. E avevano necessità di avere di questi soldi, quindi loro, tutta la famiglia, impiegava il suo tempo nel raccogliere le foglie e poi facevano questo lavoro in casa. I bacche da seta mangiano solo foglia di gelso, da quando nascono a quando fanno il bozzolo. Praticamente queste si chiamano gardiz o tolon, queste specie di tavole giganti. Mettevano uno sopra l'altro e avevano più possibilità di guadagno, perché più bozzoli avevano le famiglie, più si poteva guadagnare. E nel momento in cui vengono raccolti poi i bozzoli, il procedimento quale sarà? E un tempo venivano portati in filanda, consegnavano a dei commercianti, diciamo, che passavano per le case e raccoglievano questi bozzoli. Ma possono esserci dei bozzoli che non vanno bene? Certo, quelli macchiati, per esempio, non li raccoglievano o ti davano quasi niente. Perché significa che poi il filo della lana resta rimane macchiato e quindi non è più utilizzabile. Quindi per sciogliere il bozzolo? Bisognava metterli nell'acqua calda. Queste ragazze, perché alla fine erano bambine anche dai 10 anni in su, e mettevano questi bozzoli nell'acqua calda e lì con una specie di macchinario tiravano fuori i fili e le mettevano nelle bobine. Al giorno d'oggi, diciamo, sì, questa pratica viene comunque utilizzata con il fine di ottenere della seta da tessere? Beh, nelle nostre zone non più, sinceramente non c'è più nessuno che fa questo, perché le filande sono tutte chiuse. E quindi non trovi, perché c'era una filanda a Cison, c'era una Vittorio in zona a cui tutti avevano i bacchi da seta nel periodo di giugno, maggio-giugno. Ma adesso non c'è più questa. Il bozzolo non ha più un grande commercio, diciamo. Appena le uova vengono tenute per tutto l'anno, conservate a temperature basse, 0-2 gradi, e poi verso aprile, quando il gelso inizia appunto a fare foglia, nascono. E ci sono i piccoli bacchetti che poi avranno il loro ciclo di 30 giorni. In questo ciclo di vita loro fanno 5 età, quindi passano attraverso 5 età, in queste 5 età cambiano la pelle 4 volte, quindi fanno 4 mute. Nella quinta età, l'ultima, è quella che poi li porterà appunto a creare il bozzolo. Siamo venuti al Museo del Bacco da Seta di Vittorio Veneto per scoprire i segreti di una tradizione a prima vista umile, ma in realtà complessa e articolata. Il Museo del Bacco da Seta fa parte, insieme al Museo del Senedese, alla Galleria Civica Vittorio Emanuele II e al Museo della Battaglia, dei musei civici del Comune di Vittorio Veneto. In città ci sono poi numerosi altri musei, fra i quali, affine a questo, il Museo dell'Industria Bacologica Domenico Marson. Il Museo del Bacco da Seta è aperto nel fine settimana grazie alla cooperativa sociale Terra Fertile ed è stato inaugurato 10 anni fa con un allestimento studiato e curato dalla dottoressa Elisa Bellato, che oggi ci accompagnerà nella visita al museo. Questo museo è stato fortemente voluto proprio perché racconta una storia che riguarda praticamente tutti i vitoriesi, perché tutti qui hanno avuto a che fare con il bacco da seta, o per l'allevamento nelle famiglie contadine, nelle grandi case coloniche, o per la lavorazione all'interno degli stabilimenti, bacologici, per la riproduzione, oppure all'interno delle filande. Ed era un lavoro 90% femminile. Ed è interessante come negli anni 30 la donna non poteva, era protetta, era tutelata dalle leggi, nel senso che era vietato il lavoro notturno, però il prefetto ne dava una deroga, consentiva il lavoro in deroga per le fasi, quelle della sfarfallatura, quando il bozzolo si apriva, quando uscivano le farfalle e quindi era un momento esagitato e c'era bisogno di grande lavoro. All'inizio c'era qualcuno anche che dubitava dell'importanza di questo museo, anzi ne aveva paura, perché significava collocare il settore del bacco nella storia, cioè il museo uguale morte. Evidentemente le cose sono molto cambiate, adesso noi a patrimonio culturale, al museo riconosciamo altri ruoli, che non è quello solo del fossilizzare e depositare sopra con la polvere, ma sì, al patrimonio e al museo proprio ci si aspetta uno sviluppo economico sostenibile, ci si aspetta uno sviluppo del benessere sociale,
delle persone. E in questo caso abbiamo visto come gli imprenditori hanno cominciato a crederci in questo museo. Cioè chi è intenzionato a ripartire con la filiera della seta, della Jessi Balticoltura, vede questo museo come un riferimento. Cioè un luogo dove si può ripartire facendo riferimento a una storia importante, radicata, con livelli di eccellenza. Abbiamo visto il Seme Bacchi di Vittorio Veneto arrivava in gran parte dell'Europa, in Turchia, europea, fino alla Russia, ai Balcani, ok? E quindi partire da questo museo significa ricominciare la produzione del Seme Bacchi e quindi poi della Jessi Bacchicoltura, avendo alle spalle una tradizione di significato e di spessore. Io quest'anno ho voluto iniziare con un'avventura anche un po' complessa, nel senso che ho preso queste 10.000 bacchi da allevare. Però l'idea, insomma, li stiamo allevando anche un po' assieme, perché Mirka mi dà una serie di consigli, mi aiuta anche per la foglia, andare a raccoglierla, quindi stiamo collaborando. Quello che per noi è importante adesso, l'allevamento che stiamo facendo, è in generale per capire il valore della seta, perché questo bacco, come lo chiama Mirka, è veramente un artista, nel senso che lui crea questa bava serica che è preziosissima. Preziosa sì per il filato, ma ai giorni nostri diventa molto preziosa anche per un'altra sostanza che c'è nella bava serica, che è composta di due proteine: la fibroina, che è quella appunto per tessere, e la sericina, che invece è un'altra proteina che ha una consistenza gommosa e serve per far aderire bene la fibroina al bozzolo. Questa sericina, da un punto di vista chimico, ha una composizione, una struttura molto simile alla struttura della pelle umana. Per cui ci sono una serie di studi e di sperimentazioni in ambito medico, farmaceutico, ma anche cosmetico, per l'impiego di questa sostanza, perché sulla cute ha questo effetto idratante e ricostituente che è veramente elevatissimo. E in campo medico, ad esempio, c'è uno studio sulla cura delle ustioni della pelle, con l'impiego appunto di questa sostanza che accelererebbe la rimarginazione delle ferite. Quindi, secondo noi, è importante valorizzare questa sostanza prodotta, quasi magica, prodotta da questo piccolo esserino, da questo piccolo bacco. E effettivamente, come i nostri nonni comunque avevano la possibilità di farne un'attività anche redditizia economica, forse trovare qualche spiraglio per ridare valore anche da un punto di vista economico a questa sostanza, penso sarebbe importante.